Ciao ragazzi, io sono il vostro nerd rosso nero. Vengo a farvi un video sottotono, un video triste, un video che è difficile da fare, ok? Quindi niente battute, niente risate, niente prese per il culo, niente doppi sensi, un video secco così. Uscendo dal lavoro mi è arrivata una notifica importante dei messaggi di amici miei che mi hanno detto che Kobe Bryant, il giocatore dell'NBA, l'ex giocatore dell'NBA, era morto. Ho preso la cosa come una bufala, come tutte quelle che ormai su internet girano, però mi ha dato curiosità la cosa, sono andato a cercare e purtroppo è vero. Lo sportivo Kobe Bryant è morto a 41 anni in un incidente d'elicottero. Qualche giornale dice che era con la figlia, qualche giornale dice che era con la moglie. E il discorso qual è? Che un grande sportivo si è lasciati, tifoso del Milan, l'ha detto più volte, quindi non era solo una trovata pubblicitaria quella volta che è andato a Milanello e ha indossato la maglia, era milanista, quindi un fratello nella fede del Milan è morto. E a me dispiace. Allora, non sto qui a fare il perbenista, non sto qui a fare la parola brutta, ok, ma diciamo non sto qui a fare video per... A me mi dispiace veramente, mi dispiace perché un ragazzo giovane di 41 anni che si è morta con la madre, lascia i suoi due figli senza genitori, è brutto. Io da padre posso solo non augurare mai niente di questo a nessuno. Non sono ipocrita, quindi non è che andavo fuori a cena con lui una volta sì, l'altra pure, quindi non lo conoscevo di persona, so soltanto tutto quello che faceva per l'umanità, tutti i suoi atti benefici, tutti i soldi che ha donato, tutto ciò che faceva. Ci vorrebbe un video di 3 ore per narrare la sua storia sportiva, quindi che vi sto a dire, un grande uomo, il suo sorriso era stupendo, era splendente, uno sportivo come ci fossero tanti magari così, ok? Quindi mi dispiace perché come quando è morto Michael Jackson, uno dei miei artisti preferiti, da fan lo soffri. E anche se fossero stata la morte, ho letto in un giornale, in qualsiasi pagina, che sarebbe successo a 2 persone cristiane normali, mi sarebbe dispiaciuto, proprio perché come padre lasciare i miei figli, o come padre che muoia io e i miei figli, lasciando magari la madre e l'altro fratello senza di noi, è una tragedia, che fosse stata o no una persona come lui. A livello umano fa male, perché queste tragedie qui ti ricordano quanto sei fragile, quanto basta nulla per lasciare tutto ciò che ci tenevi. Uno passa tutta la vita a rancorare le mete, a rancorare i piani, a rancorare le idee, soltanto idee, e non ce ne accorgiamo che la vita è così semplice e fragile, che basta un non nulla. Oggi siamo qui, domani non si sa. Quindi queste cose qua sono uno schiaffo di realtà che ti aiutano a svegliare, che ti aiutano a capire, ok, le cose che nella vita hanno realmente valore. Quindi sì, è morto Kobe, mi ha fatto male, ma mi ha ricordato con la sua morte che le cose che veramente contano. Quindi io vi voglio consigliare una cosa. So che questa cosa, purtroppo perché lui è grande magnetismo, un gran carisma, quindi dispiacerà. È difficile che non conosciate Kobe Bryant, cioè un uomo che lo conoscano tutti, chi è sportivo o meno. Non ti dico che bisogna conoscere tutto nella sua carriera, ma Kobe Bryant ci arriva il nome. Quindi io vorrei fare qualcosa. Quando arriverò a casa abbraccerò forte le persone che voglio bene e vorrei che lo facessi anche voi, perché queste cose, queste tragedie ci devono ricordare ciò che ha veramente senso nella vita, e sono le persone che vogliamo bene. Quindi abbracciatele, non vi stancate mai di dire, di farli capire quanto è importante quella o quelle persone per voi, perché domani magari è troppo tardi. E quindi sfrutto questa occasione per ringraziare di cuore
a ognuno di voi, a tutti i 115 per ora che sono iscritti al mio canale, un bacio e un abbraccio da parte mia. Io ho costruito e ho creato il progetto di Nerd Rossonero per avere una mia ciurma, ok, di persone che la pensano non come me per forza, ma che hanno passioni simili alle mie, quindi sportiva, videoludica, filmica, manga, non manga, anime, insomma nerd, ok, sportivi come me, che siano rossoneri o no. E quindi volevo quella ciurma, e quella ciurma sarebbe stata importante, il numero che sia, e anche se qualcun altro dirà ma sono pochi, per me siete tanto, ok? Per me siete tanto, siete importanti, siete veramente una cosa che non ho parole, cioè siete speciali, ok? Per me siete speciali, quindi voglio sfruttare questo momento per ringraziare ognuno di voi. Quindi grazie di cuore, grazie davvero, siete speciali davvero. Quindi riposa in pace, abbi pazienza ragazzi, ma sono giù, sono triste. Volevo condividere questa cosa con voi, questo mio pensiero. Dico grazie, grazie di cuore davvero ragazzi. Io adesso vado, io di solito chiudo i video chiedendo iscrizione, like e campanella. Questa volta lo voglio chiedere diversamente. Voglio invece che vi iscrivate o lasciate il like o lasciate la campanella o un commento. Io voglio che chiamate, abbracciate, parlate, fatevi del bene. Qualunque colore sia la squadra del tuo cuore, qualunque sport tu sia, qualunque serie ti garbi, lascialo un attimo, vai da quella persona, abbracciala e vogliele tanto tanto bene, perché oggi sei qui, domani non lo sai e potrebbe essere troppo tardi. Quindi bisogna sempre sfruttare noi che abbiamo ancora il dono della vita, che è importantissimo, di esprimere ogni secondo a dimostrare amore e affetto alle persone, ok? Così si raggiunge la pace. Grazie Kobe per essere un uomo come sei stato. Adesso insegnali agli angeli, ok? Insegna agli angeli come si sorride. Grazie tifoso del Milan, riposa in pace.